La commissione d'esame, per una volta, è composta da studenti. Ad affrontare il test è il complesso sistema del trasporto pubblico locale, chiamato a rispondere alla domanda di circa 2.500 alunni che gravitano tra stazione dei Pullman di Cremona e istituti superiori cittadini. In piena sperimentazione del doppio passaggio alle fermate, queste le prime pagelle. Tutti i posti sono pieni, ma comunque la gente è tutta seduta, a parte solo qualche persona un po' distante che rimane in piedi. Quindi la situazione è migliorata rispetto allo scorso anno scolastico? Sì, direi decisamente. Hanno capito che comunque, essendoci appunto affollamento, hanno cercato di fare più pullman per la stessa destinazione. L'anno scorso c'era molta gente in piedi, mentre quest'anno i bus sono un po' più organizzati e controllati, quindi c'è anche meno gente in piedi e più rispetto delle regole e più sicurezza anche. Non mancano però i giudizi negativi su assembramenti e autobus. Sono un po' tanto affollati, molte volte sono in piedi e i posti pieni sono sempre... non ci sono mai, e salgo sempre per prima quasi. Alcuni l'anno scorso facevano una settimana sì, una no, quindi comunque ci sono più persone. E sul pullman la situazione mi sembra uguale agli altri anni. 70 le corse extra garantite nell'arco della giornata da Arriva Italia e dalla flotta aggiuntiva di bus privati. 40 i mezzi in più in circolazione rispetto al periodo pre-Covid. Grosse criticità a livello di servizio non ne stiamo registrando, se non il fatto che molti studenti non stanno utilizzando gli autobus come dovrebbero, perché alcuni magari anche con ingressi scaglionati si stanno riversando sull'ingresso delle 8. Le criticità maggiori si riscontrano all'uscita dei plessi più numerosi, il Toriani e lo Stanga. Arrivano 3 all'andata e poi al ritorno ce n'è soltanto uno e arrivano orari che sono sbagliati. Tipo noi usciamo alle 12, arrivano a 11.50, 11.55 e non vogliono comunque farci uscire prima. Manca una sola valutazione, quella sull'utenza. Come sono i ragazzi? Sono collaborativi, rispettano le regole, sono pazienti? Ragazzi, sì, all'inizio sembrano un po' smarriti, però dopo si adeguano alle regole. Le mascherine non c'è problema perché tutti le indossano, ci ascoltano, non c'è arroganza tra di loro, quindi diciamo che nel complesso va bene.